La scorsa settimana inaugurata al campus di Fisciano la Apple Youth Academy Unisa. Nel corso di queste settimane 60 studenti dell'Ateneo provenienti dai corsi di laurea triennale e magistrale in informatica, ingegneria informatica, economia e matematica, giurisprudenza e discipline letterarie sono stati selezionati per il programma formativo Youth Academy Extension Program dell'Unisa. L'iniziativa apre per il rettore di Salerno, Aurelio Tommasetti, interessanti scenari per gli universitari del campus di Salerno. Noi abbiamo partecipato a questo progetto regionale di insediamento dell'EPO nei nostri territori con il modo nostro di operare. La convinzione di coinvolgere innanzitutto, diciamo, i nostri docenti che accompagneranno insieme ai docenti della EPO i nostri giovani. Ne abbiamo selezionati 60 per i primi due corsi su una platea di 220 a testimonianza dell'interesse che c'era nei confronti di questa iniziativa. Faremo due edizioni adesso a febbraio e marzo e poi proseguiremo nella seconda metà dell'anno. Quindi in realtà grande interesse rispetto, diciamo, a questa iniziativa. È un corso aperto a tutti i nostri laureati, però è chiaro che la maggior parte di quelli che l'hanno scelto sono stati quelli di area informatica, coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio in area informatica.